Buonasera a tutti, siamo in un bellissimo locale a Trastevere che si chiama Pianostrada, un locale street food aperto da pochissimo tempo. Sono qui con una delle proprietarie, tutte donne. So che prima in realtà questo non era proprio il vostro mestiere. No, nasce da una passione per la cucina e da un incontro fortunato fra me e Chiara. È stata la realizzazione di un sogno per tutte e due. Io avevo la passione per la cucina, lei aveva questo locale vuoto, ho portato con me le mie figlie e abbiamo realizzato un laboratorio. Cosa si mangia in questo laboratorio? Dunque nasce come uno street food di qualità, quindi materie prime di qualità, pane fatto in casa giornalmente, piatti espressi come a casa ogni giorno un piatto diverso, un primo, un secondo, dei contorni, dei panini speciali. Sono molto speciali perché io sono venuta e ho mangiato il bacca burger, che è con... Il nostro hamburger di baccalà, un filetto di baccalà tagliato a coltello, sì, con scorza di agrumi, un pochino di aromi, di erbe speciali, con un pane al nero, il nostro pane. Ecco, il pane al nero che è una cosa super speciale. Voilà, questo è il pane nero. Il nero di seppia nell'impasto e quindi dà un po' di colore, un po' di aroma, di sapore di mare. Il resto dell'equipe, ecco, allora, Chiara. Sì, ciao. Piacere mio, grazie. Cosa si beve in questo locale? Cosa si beve? Si bevono delle birre artigianali, cerchiamo di mantenere la territorialità scegliendo, abbiamo scelto un birreficio del Lazio e abbiamo dei vini sia del Lazio che magari abbiamo fatto qualche scelta regionale particolare che si sposi al meglio, speriamo, con i nostri menù. Io so che, però qualcosa, che i bicchieri non sono veramente dei bicchieri. Abbiamo una licenza un pochino particolare che ci permette di fare alcune cose, altre no. E tra queste, nel rispetto ovviamente della licenza che abbiamo, utilizziamo dei bicchieri per quanto riguarda i vini in policarbonato. Abbiamo messo dei calici fantastici che sembrano veri. Nasciamo un po' come take away o come consumo sul posto, quindi ovviamente abbiamo dei materiali, tutto il materiale usa e getta. Adesso io voglio fare un paio di domande alle figlie. Insieme, ecco, perché tra l'altro madre, figlia, stanno tutti qua, solo donne, solo esclusivamente donne, che questo già è un'app per questo locale, vero? Assolutamente sì. Allora, io so che lei qui presente è una bravissima pasticcera, posso dire, forse un top in Italia, voglio veramente una specialità di questi dolci? Un famosissimo dolce di Pianostrada, un tiramisù di ricotta e fichi, che è buonissimo, pinoli e fiocchi di sale Maldon. È un tiramisù. È un tiramisù, sì. Invece tu hai qualche altro dolce o qualche altra cosa che ti piace di più che fai qui? Beh, io sto imparando, quindi sto imparando, ho iniziato... Come procede? Bene. Bene? Bene, bravissima. Bene, mi applico a due insegnanti bravissime e devo dire che mi piace molto. I clienti sono solo italiani o anche molti stranieri? No, tantissimi stranieri. Gli americani hanno una particolare amore verso... Veramente? Sì, perché questo è un posto molto newyorkese. Infatti spesso i newyorkesi ci propongono di aprire a New York o ci dicono se voi... Beh, sarebbe male. No, per niente. Magari ci state già pensando. Noi pensiamo, ancora abbiamo tanta strada sicuramente da fare, però è bellissimo ricevere anche questo tipo di proposte. Ovviamente la soddisfazione del cliente dà tantissima carica. Si sente a casa, le ragazze sono molto simpatiche, sono socievoli, sono spontanee e poi si mangia benissimo. È la prima sera che vengo. Come ti sembra? Molto molto carino, molto accogliente e c'è un buon profumo. Lo consiglieresti questo posto a dei tuoi amici? Potete anche seguirlo su Facebook. C'ha ricette ogni giorno sempre nuove, quindi sì, consigliatissimo. It's just my fantasy.